Sabato 22 giugno il Comune di Ardesio ha emesso un'ordinanza a firma del segretario comunale con la quale si ordina l'istituzione del divieto di transito esteso a tutti i veicoli lungo la strada che porta al rifugio Alpecorte, divieto che ha validità fino a revoca dell'ordinanza stessa. Sindaco, perché questo provvedimento? Il motivo è molto semplice. Durante la scorsa settimana il responsabile dell'ufficio tecnico ha redatto una perizia tecnica sullo stato, diciamo, delle condizioni attuali della strada e questa perizia ha evidenziato come assolutamente la strada non sia transitabile. Di conseguenza il segretario comunale, che ha la responsabilità sulla transitabilità di tutte le strade comunali, ha ritenuto opportuno di dover emanare questa ordinanza. Il tutto va ovviamente inserito e inquadrato all'interno di un meccanismo più ampio, che è quello che parte dall'amministrazione comunale affinché si possa istituire lo strumento del consorzio sulla strada vicinale della Corte, che è comunque inserita all'interno dell'elenco delle strade agro-silvopastorali del Comune. E di conseguenza a questo punto tutti i vari proprietari, tra cui anche c'è ovviamente anche il comune di Ardesio, vengono chiamati in causa su questa strada affinché si possa partire il prima possibile con l'istituzione del consorzio e quindi anche con la straordinaria manutenzione di questa strada. Il problema adesso è capire i tempi, perché sappiamo che insomma non è facile mettere d'accordo una cinquantina di proprietari. Da questo punto di vista, che cosa ci può dire? Allora, posso dire che ieri pomeriggio in sala consiliare dal Comune di Ardesio sono stati chiamati tutti i proprietari, che appunto sono, come correttamente ha sottolineato, sono più di una cinquantina, e a tutti i convenuti è stato ricordato che l'ordinanza verrà ritirata soltanto quando la strada sarà transitabile normalmente. Stiamo facendo tutti uno sforzo affinché si possa partire il prima possibile con i lavori di manutenzione. Da questo punto di vista, ieri sono state spese delle parole sia dall'amministrazione comunale che da anche alcuni privati che utilizzano parecchio questa strada e diciamo che siamo già a buon punto per quanto riguarda un'eventuale e ipotetica copertura finanziaria di un progetto di sistemazione. Adesso, nelle prossime ore, stenderemo il verbale della riunione di ieri che verrà inviato a tutti, anche quelli che non erano presenti, e con questo verbale verrà chiesto ufficialmente quale sarà la disponibilità da parte di tutti di compartecipare alla spesa. Quindi, per rispondere alla domanda, io sono abbastanza ottimista, nel senso che, vista l'importanza di questa strada, cito uno dei privati, insomma una delle associazioni che utilizza tantissimo questa strada, il CAI, per il rifugio dell'Alpecorte. Quindi c'è anche un'attività di attrazione turistica. No, non dimentichiamo che è comunque l'inizio del sentiero dell'Orobi, insomma ci sono molti interessi su questa strada. Quindi tutto questo mi porta a essere ottimista sul fatto che questa strada rimarrà chiusa soltanto per il tempo necessario e non oltre.